Eh sì, sono ragazzi, come studiare, siamo ragazzi, tornati a parlare di Serie A. Siamo nel recap della quindicesima giornata di Serie A, ragazzi. La scorsa recap è stato, ragazzi, prima delle vacanze di Natale, ragazzi, da cui, ragazzi, si parte dalla quindicesima giornata, finalmente finisce la sosta natalizia e si riparte col campionato. Però ci vediamo la prima partita di Inter-Crotone, in cui finisce 6-2 con la vittoria dell'Inter. Attenzione, ragazzi, che partitone dell'Inter, ci cioè, giocato a San Siro. La signora gol dell'1-0, ragazzi, il Crotone con Zanellato, l'assist di Mesias. Poi c'è una pareggia da Lautaro Martinez con Lukaku. Poi segnare l'errore del Crotone, poi segnare Luca Marrone. Poi segnare il calcio di gol Vladimir Golemic. Poi segnare Lautaro Martinez con l'assist Brozovic, Lukaku l'assist Bastoni. E poi segnare anche Lautaro Martinez, che totalizza una tripletta, e Hakimi con l'assist di Darmian. L'Inter porta 3 punti importanti e va, ragazzi, penso di un secondo posto, siccome il Milan ha vinto. Il Crotone si ferma, ragazzi, che uomini Conte avvertono 3 punti importanti. Comincia bene l'anno 2021 l'Inter, che porta 3 punti importantissimi. Il Crotone da questa partita doveva portare 3 punti importanti per continuare almeno a salvarsi, ma non ce l'ha fatta, ragazzi. Il Crotone quindi rimane al 20° posto. Sarà dura per il Crotone, ragazzi, trovare un posto in Serie A. Speriamo che ma l'Inter, con una squadra come l'Inter, non c'era niente da aspettarsi, ragazzi. Grande partita dell'Inter, vediamo un po' se questa squadra potrà aspirare allo scudetto, ragazzi. Passiamo subito, ragazzi, all'Atalanta-Sassuolo, in cui finisce 5-1 con la vittoria dell'Atalanta. Finisce West Ham 5-1 per la Dea di Gasperini, ancora una volta non gioca il Papu, ancora la lite, quindi, ragazzi, dice il Papu lasciare l'Atalanta, ragazzi. Questo è il gol della Zapata, la signora Pessina, con il suo primo consiglio, con l'assist Ilicic, la signora Zapata con l'assist Freuler, per segnare Gosens con l'assist Zapata e lui con l'assist Froller. Per segnare la Kyrgios con l'assist di De Frel, ma il gol di Kyrgios non basta, ragazzi. L'Atalanta porta 3 punti importanti al sesto posto, il Sassuolo va al sesto posto. Ragazzi, questa Sassuolo sarà molto dura trovare per la zona Europa League, ragazzi. Quindi, ragazzi, molti video per i uomini di Zezzeppi, ma speriamo bene per il Sassuolo di riuscire a meglio l'Europa League. Sarà un po' difficile anche per la Champions. L'Atalanta ha 3 punti importanti per avanzare in classifica, che anche l'Atalanta vuole trovare la Champions League, ragazzi. Vediamo un po' come andrà a finire, ragazzi. Però l'Atalanta parte bene quest'anno con una vittoria, il Sassuolo parte male con una sconfitta. Poi passiamo subito a Spezia e la Verona, in cui finisce 0-0. La decisione Zaccagni, ragazzi, questo match. E Juric, il Verona parte la prima vittoria dell'anno, 3 punti importanti all'ottavo posto. Lo Spezia in zona di retrocessione, ragazzi. Però lo Spezia sarà anche un punto dura, ragazzi, che non comincia bene l'anno. Lo Spezia deve, ovviamente, sperando, deve giocare, non giocarsela, ragazzi, per trovare un posto in Serie A, ragazzi. Ma già, 19° posto troviamo il Genoa, 18° lo Spezia, 17° troviamo il Parma. E quindi, ragazzi, per lo Spezia vuole trovare almeno la zona Serie A, ma vediamo se ci riuscirà. Grandissima prova per gli uomini di Juric, che portano 3 punti importanti. Passiamo subito al Napoli, Cagliari-Napoli, in cui finisce 4-1 con la vittoria del Napoli. Il Napoli trova la prima tra stagionale dopo la sconfitta, dopo il pareggio contro il Torino. Finalmente trova la vittoria di quest'anno. Per segnare i due dischi con l'assist Petagna, per la pareggio Gio Pedro, ma Gio Pedro non basta, il Cagliari di Francesco. La ribalta Zielinski con l'assist Lozano, viene espulso da Ioannis, che salterà la prossima partita, ragazzi. Per segnare Lozano e la chiude, ragazzi, insegna il calcio di rigore, ragazzi, con un errore di Sharawia, che centrocampista del Cagliari. Quindi, ragazzi, Napoli va 3 punti importanti e va al quarto posto, e il Cagliari si ferma, ragazzi, in classifica. Quindi da sopra del Napoli, visto che la Roma ha vinto 1-0 contro Sampdoria, la Roma va al terzo posto, ragazzi, però un po' un punto. E Napoli, il prossimo avversario del Napoli sarà contro lo Spezia, quindi, ragazzi, in casa, quindi il Napoli tenterà, ragazzi, di portare a casa 3 punti importanti. Il Cagliari comincia bene l'anno con una sconfitta alla Sardegna Arena in casa,
grandissima prova del mio Napoli, ragazzi, che ho visto un bellissimo Napoli, ma il Cagliari ancora deve ancora trovare la prima vittoria della stagione. Passiamo subito a Parma-Torino, in cui è finita 3-0 con vittoria del Toro, ragazzi. Finalmente il Torino, dopo tante sconfitte e tanti pareggi, trova la prima vittoria questo 2021. Comincia bene il Torino, va a segnare gol 1-0-5, con l'assist di Belotti, va a segnare Izzo con l'assist di Goia, va a segnare Goia, ragazzi, che segna subito un gol in Serie A. Torino ha fatto 3 punti importanti e va al 18° posto. A livello del Torino c'è il Parma, attenzione che il Parma non sta vincendo l'ultima stagione. Infatti, ragazzi, la panchina di Liverani e Birico, ragazzi, infatti il Parma sta pensando di chiamare D'Aversa, ragazzi. Quindi Liverani non è andato molto con il Parma, ha collezionato moltissime sconfitte e un paio di pareggi, ragazzi. E il Torino comincia bene la stagione 2021, grandissima prova di Giampaolo che porta dei punti importanti. Per Liverani, ragazzi, secondo così la panchina comincerà a traballare, ragazzi, e tornerà a casa D'Aversa. Passiamo subito a Genoa-Lazio, in cui finiamo 1-1 con la parità delle squadre. Immobile non basta, Salvi e Geno, ancora una volta Mattia Destro, che ha protagonista nell'ultima partita. Il Geno di Baiazzini porta un punto, e va ancora al 19° posto, un punto per la Lazio che si trova all'8° posto. Un punto, comincia male la stagione 2021 della Lazio, un punto che non basta da Genoa per salvarsi. Il Genoa deve puntare alla salvezza, ragazzi, vediamo se ci riuscirà, ragazzi. Un punto che non basta la Lazio. E quindi, ragazzi, la Lazio deve fare molto di più. Quindi, ragazzi, restiamo subito a Fiorentina-Bologna, che finisce 0-0 a Franchi. Un punto che non basta, ragazzi, alla Fiorentina di Prandelli, dove la Fiorentina mi viene la grande vittoria contro la Juve, e il Bologna di Mialic, cioè, è un punto che serve molto. C'è stata una partita combattuta, ragazzi, tra queste due squadre, che non è finita in parità, ragazzi. Passiamo subito a Roma-Sampdoria 1-0, la decide Dzeko. Dzeko decide questo match, la Sampdoria di Claudio Ranieri, che Ranieri finalmente rincontra la sua ex squadra. E quindi, ragazzi, la Sampdoria rimane ferma, la Roma porta 3 punti importanti, ragazzi, per avanzare in classifica. Grandissima prova della Roma, che voleva un punto, voleva un biglietto di andata per la Champions League. Vediamo un po' se ci riuscirà. Passiamo subito a Benevento-Milan, in cui finale 2-0 con la vittoria del Milan. Il Milan comincia bene il 2021 con una vittoria, ha segnato il 1-0 che sia il calcio di rigore, per il meno spesso Santo Tonali, che è stato le prossime giornate, poi ha segnato Rafael Leão con l'assist di Rebic. Il Milan porta 3 punti importanti e va al primo posto, il Benevento di Pippo Inzaghi invece si ferma al 10° posto, ragazzi. Ragazzi, Pippo Inzaghi incontra il suo Milan, ragazzi, deve aver giocato da calciatore, anche da allenatore, penso, ragazzi, e ha avuto una bellissima esperienza da parte al Vigorito, e finalmente, ragazzi, è stata una partita bellissima tra le due squadre. Peccato il Benevento mangia un rigore, almeno sarà meno uno, ma almeno, ragazzi, il Benevento si è giocata, ragazzi, e il Benevento viene una grande vittoria. Quindi, ragazzi, arriva la prima sconfitta dentro del Benevento, e il Milan comincia bene quest'anno. Siamo subito a Juventus-Udinese, l'ultima partita della 11ª giornata, in cui finita 4-1, vittoria della Juventus. Va a segnare il gol 1-0, viene annullato il gol di De Paul, va a segnare il gol 1-0 Ronaldo assist Ramsey, va a segnare Federico assist Ronaldo, viene annullato il gol di Ramsey, e quindi, ragazzi, va a segnare il gol di Ronaldo, ora si inventa ancora. Io ho portato 3 punti importanti e va al 5° posto, un punto dal Napoli. L'Udinese di Gotti si ferma, ragazzi. Comincia bene la Juve in questo 2021, dove sembrava che l'Udinese prendesse il sopravvento. Quindi, ragazzi, viene annullato il gol del De Paul, ma finalmente il gol dell'Udinese trova il gol di. Finalmente trova il gol e va a segnare Zenglar, ragazzi. E poi segna di Pala con l'assist di Danilo. Grande vittoria, grande prova della Juve, e porta 3 punti importanti. Grandissima ora di Pirlo, che apre l'anno, bellezza. Attenzione, ragazzi, la prossima giornata decisiva per la Juve, porta 3 punti per andare in zona Champions, ragazzi. Per ora la Juve è ferma al 5° posto. Quindi, ragazzi, questo finisce qui. Quindi, ragazzi, questa finisce la 15ª giornata di sera. Quindi, ragazzi, è tutto, tutto, non ci lascia, vediamo tutto. Ciao, ciao.